E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi parliamo di una saga che doveva essere, diciamo, l'erede di una grande saga che comunque, per quanto puoi dire che comunque sia stata fatta un po' così, che ha segnato comunque un'era del cinema, e sto parlando di Rocky. E sì, quest'oggi si parla dell'erede, diciamo, di questa enorme saga che è Creed. Quindi parlerò di tutti e tre i film, sperando che siano finiti, e delle loro rispettive trame. E partiamo direttamente con trama, personaggi e obiettivo di tutti e tre, e poi farò una media di tutti e tre i film, più o meno, però comunque vediamo. Allora, trama del primo. Ah, ammetto una cosa, io ho visto tutti i film quando sono usciti, quindi naturalmente del primo non è che mi ricordo tutto, ma in grandi linee sì, e comunque non mi pare che ci fosse chissà che cosa da ricordare. Comunque non sono film che ti viene voglia da rivedere 20.000 volte. Comunque, trama del primo. C'è il figlio di Apollo Creed, Adonis Creed. Viene praticamente contattato, insomma, si impicciano con il nostro Sylvester Stallone Rocky, e praticamente è la sua ascesa per diventare campione. E poi, andando avanti, il secondo, in grandi linee, sarà un po' fast. Il secondo è abbastanza scopiazzato da praticamente il secondo di Rocky. Quindi, con il figlio di Ivan Drago, che mi pare che si chiama Victor Drago, mi ricordo bene, che è praticamente il figlio di quello che ha ammazzato il padre, comunque. E lui che lo deve sconfiggere, quindi Rocky, che ancora c'è in questo film, gli dice tipo no, non ci andava perché quello ha ammazzato tuo padre, no, te prego, no. E poi alla fine invece ci va e lo sconfigge. Va bene. Ci sta ancora. Terzo film. Terzo film è la scopiazzata, praticamente, di altri Rocky, come il quinto, mi pare, in cui c'è il classico tizio a cui lui dedica tempo, che poi alla fine lo rinnega, si scopre che è un pezzo di merda e si è approfittato di lui. Allora, e qui è il problema. Si sono, secondo me, adagiati un po' troppo sulle trame. Perché? Perché? Allora, tu hai voluto riportare in auge, diciamo, dopo 20-30 anni? Pure di più? 40? Quasi. Ormai sì. Un film, cioè una serie di film, una saga, che comunque ha fatto il boom, ma comunque molti che hanno un minimo di senso critico, almeno una volta, cioè io penso che la gente normale abbia visto fino a Rocky 3. Mi pare che esista fino a Rocky 6, per dirvi. Dopo un po' pure quella aveva rotto il cazzo. E tu quindi che fai? Me la riproponi. Ci sta, ma come me la riproponi? Mi riproponi un film, uno solo, in cui mi fai vedere Adonis Creed, che fa infatti il primissimo film di Creed. Secondo me ci stava, ci poteva stare, carino. Era un... richiamavi un po' al passato, era una cosa nuova, e hai cambiato, è stato anche abbastanza inclusivo, ma senza essere una rottura di palle. E cioè, comunque introdotto bene e basta. No che mi fai un'altra saga. Lì vai male, soprattutto se mi fai un'altra saga che è copiata dalla prima. Cioè, lì proprio sei un coglione. Veramente io non capisco. E praticamente ti vai a vedere gli stessi film che hai visto in Rocky, solo con attori diversi. Ma niente di che, veramente. Questo è il problema di queste saghe. Cioè, allora io lo dico, il primo gli do un 7, perché comunque l'idea ci stava, è anche carino, ha dei bei discorsi, c'è ancora Sylvester Stallone, e quindi l'ho visto abbastanza bene. Il secondo, ma
io non voglio dargli la sufficienza perché, cioè, non se la merita, capito? Un 5, perché comunque è proprio la copia spiccicata di Rocky 2, praticamente. E poi il terzo è proprio la merda, secondo me, perché non solo tu vai a copiare la trama col secondo, e ok, ma col terzo vai a copiare la trama dei Rocky quando hanno cominciato a fare schifo anche a chi piaceva Rocky. Quindi perché l'hai fatto? Cioè, voglio dire, ce l'hai l'esempio, è andato male. Cioè, comunque non, nessuno mi viene a dire, ah, che bello Rocky 5. No, anzi, è difficile trovare anche persone che l'abbiano visto. E vabbè, quindi gli do un 4. Vediamo un po' alla fine, insomma, come dare un voto a questa saga. Personaggi. Allora, i personaggi qui sono molto pochi quelli che sono degni di come posso dire, di essere anche nominati. Allora, Adonis è fatto bene. Adonis rispecchia quello che dovrebbe essere, secondo me, è abbastanza coerente. Ha i problemi che ha un ragazzo cresciuto senza un padre, ha i problemi, vabbè, insomma. Sylvester Stallone, Rocky, pure ci sta, gli fa un po' da mentore, cerca di stargli vicino. Molto carina la cosa che nel secondo, nonostante tutto, lui è Rocky, gli dice: no, no, lascia perdere, io non voglio che mi stira pure il figlio del mio amico quello. E fa ridere. Però basta, cioè, carina la moglie di Adonis, la tizia che fa musica e che piano piano diventa sorda in stile Beethoven. Ci sta. Un po' recitata male secondo me, però quella è una cosa soggettiva, a me non piace quell'attrice per niente. E non so che altro dire. Io odio, per esempio, i film che vogliono farti piangere per un personaggio al quale tu non ti sei affezionato, perché è impossibile che ti affezioni ad un personaggio se lo vedi per 2 minuti. Tipo la madre di Adonis Creed, uguale, stessa cosa. Non ci riesco a. Cioè, come fai ad avere compassione per uno che praticamente hai visto e ti dicono: guarda, lui è tizio. Ah, ha stirato. Cioè, non è un personaggio che mi porto dietro, che ha fatto qualcosa di carino. Per me che non è nessuno. Posso sì un po' empatizzare col protagonista, che magari è la madre, ma difficile lo stesso se tipo, che ne so, non è che ci fosse chissà che legame che tu mi hai dimostrato e tutto il resto. Boh, vabbè, comunque. In generale questi sono i personaggi di tutti e tre i film che possono essere un po' chiacchierati, perché del secondo possiamo parlare del figlio di Draco, ma è inutile, molto più del padre. E il padre quasi non parlava. Quindi nel terzo c'è il personaggio che è il suo amico di vecchia data, che poi lo infama e tutto il resto. Personaggetto, cioè, carino, ma un po' troppo ipocrita, secondo me. Non ti lascia il segno. Quindi, come personaggi, io darei un 6 al primo e un 5 a tutti gli altri, cioè al secondo e al terzo. Poi, obiettivo, assolutamente. L'obiettivo di questa saga era riportare in voga, cioè secondo me ci sta bene riportare con il primo appunto un film legato, come ho detto già all'inizio. Ma invece secondo me l'obiettivo era riportare un'altra saga con cui fare soldi, probabilmente anche un po' inclusiva, perché appunto vogliono fare questa cosa di inclusività e fare praticamente un Rocky nero per così, cioè, sì, andava bene, ripeto, nel primo film perché tu mi hai fatto un Rocky nero praticamente, però con una storia sua, con una storia molto bella, che con Rocky che gli fa da mentore, cioè carino il primo, molto carino.
Però gli altri due no, perché così mi prendi per il culo. Se tu mi copi gli altri film di Rocky e semplicemente ci metti un attore nero, lì no, lì non è fatta bene l'inclusività. Dategli una vera storia sua, non praticamente hanno preso il copione di Rocky 2, 3, 4, 5, tutti quanti, li hanno un po' mischiati insieme, ci hanno messo qualche piccola cazzatina ed ecco che è cambiato. Non è bello, cioè questo non è non è cinema, non è avere un obiettivo nel film. E secondo me l'obiettivo è andato più che male, perché comunque c'è da quel che ho visto, l'hype per Creed è sceso man mano che uscivano i film. Il primo ho visto che c'era molto hype, il secondo medio, il terzo. Ma che cazzo se l'è cagato? Cioè, io veramente non mi pare di aver visto molta gente. Vabbè, comunque. Quindi gli do un 4 all'obiettivo a tutti e tre. E piccola parentesi, per chi avesse avuto l'idea che gli hanno dato in mano il doppiaggio del terzo, io voglio sapere. Mio caro direttore, che hai scelto le voci, hai distribuito oppure sei stato costretto perché ti hanno detto di metterla? Come hai fatto? Come hai fatto a sopportare la madre del campione di Adonis del terzo, che è praticamente una tizia spagnola, che è stata fatta doppiare, penso, a una professoressa delle superiori. Ci avete presente proprio la professoressa delle superiori che alle 8 di mattina ha quella voce stridula e talmente. Cioè, ti fa proprio venire voglia di andare all'inferno, perché probabilmente è un posto migliore in quel momento, piuttosto che sentire quella voce di merda. Ecco, uguale, stessa identica cosa, per di più completamente proprio stonata, completamente fuori da ogni minimo metrica del labiale, da ogni. Cioè, qualsiasi cosa si poteva sbagliare in quel doppiaggio è stata sbagliata. Praticamente è proprio la merda. Non è che diceva, vabbè, perlomeno l'ha recitata bene, ma non si muove bene a sync. Oppure l'ha recitata male, però si muove bene a sync. No, fa proprio schifo. Cioè, non si capisce un cazzo. Sembra proprio un audio staccato e messo in sottofondo. Quindi, per favore, spiegatemi che cazzo è che ha fatto quel personaggio. Che così io vado a fare un po' di pulizia. E andiamo avanti, comunque. Diamo un voto. Secondo me il voto alla saga completa è assolutamente 5. Ci sta. Il voto finale è 5 perché non arriva alla sufficienza. Per carità, non è un film, non sono film di qualità pessima, però portateci qualcosa di nuovo, cioè ci siamo rotti il cazzo di vedere sempre la stessa roba. E poi a me i film su Pugilato piacciono anche perché ti mettono molta voglia. Però, cioè, ti danno molto hype. Però così me lo smorzi perché. Ok, sì, c'è l'hype dell'incontro che fai. Oh, mamma mia, botte, botte. Ah, stai riprendendo. Ok, fighissimo. Però, intorno ci deve essere anche dell'altro. Altrimenti mi guardo il pugilato vero. E se mi ridai la stessa storia dei film che ho già visto, mi riguardo quelli perché erano più belli. Quindi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di Creed.